Il parchetto di pista libera dei due via 18 e decola, piccolo, velocissimo. Daniele ci delizia. Penso sia doveroso presentarvi il pilota, si chiama Daniele Beltrame e fa il muratore di professione con una grandissima passione per il volo. Ha iniziato nell'87 a volare, nell'81 chiedo scusa, acquisendo il brevetto di pilota PPL. Tipi di macchine diverse. E oltre al volo motore e anche il brevetto di pilota italiano. Lui stesso è il costruttore di una macchina acquistata in kit e quindi assemblata e modificata da lui. Ha iniziato a costruirla nell'87 e l'ha completata nel 2008 con più di 7.000 ore di lavoro. Il primo progetto del Midget Mustang è stato disegnato nel 1948 dal capo progettista della Piper, Dave Long, per debuttare lo stesso anno alle gare aeree di Cleveland. Nato come aereo specificatamente studiato, quindi per le gare aeree. Nel 1959 la Piper ha quindi venduto i diritti di costruzione a Robert Piper, che ne ha iniziato la produzione in kit e la vendita. La costruzione dei kit poteva essere completata in circa 1000 ore di lavoro. Nel 92 Busby, dopo Daniele non presenterà ma sarà trovato. E il Midget Mustang è un aereo la coppia, i gemelli del volo della danza, i Blue Voltage. Il peso vuoto del Midget. Bene, mentre Daniele Beltrame con il suo bellissimo Midget Mustang è in cortissimo finale, guardiamo davanti a noi la coppia dei gemelli Blue Voltage con i due motorianti Fournier. La formazione sarà in